Qual è l'etica del viaggio che sta dietro al tuo progetto e che tiene insieme il lavoro che hai fatto fino ad oggi sulle persone che si spostano e i modi in cui si spostano costrette e questa possibilità, che apparentemente è una possibilità molto occidentale, di viaggiare solo per conoscere, cioè cosa tiene insieme questa cosa? Ma allora, innanzitutto, tu non hai idea di quante persone che fanno i viaggi che noi chiamiamo della disperazione, che è una delle definizioni violente che noi diamo su questi viaggi, sono mosse innanzitutto dal desiderio, dalla voglia di conoscere un luogo che gli è negato. No? Cioè, io ho trovato nei barconi e nei camion in mezzo al deserto tantissima voglia di andare a vedere quello che non posso vedere. Quindi i viaggiatori che noi chiamiamo spesso profughi, rifugiati, in realtà sono portatori di una voglia di andare fuori rotta. Cioè, tu mi hai detto che io non posso andare lì, io ci vado lo stesso. E così è quello che suggerisco di fare anche ai ragazzi che hanno il diritto di andare dove vogliono, perché ce l'hanno per passaporto, ma che spesso invece rimangono dentro la rotta. Questa è la logica. Poi dopo c'è una parte di viaggiatori dei barconi, eccetera, che lo fanno veramente perché non hanno alternativa e sono disperati e stanno scappando dalla fuga, eccetera. Ma c'è una grande parte che lo fa perché segue un'emozione positiva, che poi dopo si deve incanalare lì perché non ne hai altre, però lo sto facendo perché voglio vedere com'è un mondo che non posso raggiungere, non solo perché sto scappando dal mio. Però noi questa parte di speranza, di voglia, di energia positiva non la sappiamo mai raccontare e capire. Quindi anche quella è una scelta di andare fuori rotta. La follia in cui stiamo vivendo, il mondo della globalizzazione, dei consumi e non dei diritti delle persone, dell'incontro delle persone, è che chi non ha il diritto di viaggiare se lo prende e viene considerato un illegale. Chi ha il diritto di viaggiare non se lo prende fino in fondo perché vuole essere super legale e protetto. E a proposito di questo, perché un'altra delle cose di cui ci siamo resi conto affrontando la questione richiedenti asilo rifugiati è che la persona esiste finché è richiedente asilo rifugiato e c'è molto più difficoltà a parlare della clandestinità, cioè di quello che esce dalle regole, e anche questa alla fine è solo una definizione, da cui però anche chi vuole occuparsi di accoglienza fa molta fatica, ad uscire. Ma guarda, questo è sempre, non so, sono talmente tanti anni che Teniamo. discutiamo di queste cose. Non lo so, io credo che bisogna avere il coraggio di dire una cosa di base, che non, per me non c'è nessun essere umano che è illegale perché viaggia. L'hanno definito così, hanno deciso di definirli così, ma per me non sono esseri umani illegali. Io quando incontro le persone, le incontro e cerco di capire perché stanno passando di qua, cosa vogliono, dove vanno, così dovrebbe essere la base. Poi questa, diciamo, costruzione dell'illegalità che è stata fatta, della fortezza, eccetera, fa introdurre gli elementi di pudore, per cui non dici che ti va bene un essere umano anche se è illegale. Allora dici che è rifugiato, richiedente asilo e cerchi tanti altri modi per accettare il fatto che le persone si possano muovere. Ma di base quello di cui stiamo parlando è perché io e te possiamo andare dove vogliamo perché abbiamo un passaporto europeo e qualcun altro no, perché non ce l'ha. Chi l'ha detto? Perché? Cioè, questo dobbiamo avere il coraggio di dire. No? E il progetto Fuori Rotta sul diritto al viaggio cerca di dire questo, cioè il diritto al viaggio dovrebbe essere un diritto di tutti. Allora io invito i ragazzi italiani o europei a farsi un viaggio fuori rotta per capire l'importanza del viaggio, perché poi riflettano che cosa vorrebbe dire nella loro vita non averlo. Poi la questione della protezione, dell'accoglienza dei rifugiati, dei richiedenti asilo, degli SPRAR, dei CARA, dei CPA, sono tutte questioni che dentro alla follia della divisione del mondo tra viaggiatori legali e viaggiatori illegali sono strumenti per cercare di moderare quella follia. Ma la follia che sta intorno è questa. E io quando incontro studenti, ragazzi, anche bambini, gli dico,
dico, voi prima di riflettere su tutto ciò, la prima domanda che vi dovete fare è: come sarebbe la mia vita se io non potessi andare dove voglio? È un'ultima domanda. Poiché viviamo in Veneto e non è un territorio particolarmente facile alle narrazioni diverse, come diceva Vera prima, è importante avere delle occasioni per condividere le storie, anche per il lavoro che fai. Tu credi che la narrazione della storia del singolo che esce dalla moltitudine possa servire anche qui a cambiare il modo di guardare questo fenomeno che alla fine è un po'... Allora, credo fermamente che la storia sia fatta dalle minoranze. La maggioranza, diciamo che galleggia, serve a poco alla storia. E le minoranze che nascono dall'incontro con l'altro, anche in un territorio come il Veneto, sono le minoranze che evitano al Veneto di fare la fine che farebbe se seguissimo la maggioranza. Cioè, ci sono delle minoranze attive in una regione come il Veneto e in tantissimi altri luoghi d'Italia che fanno la fatica del confronto con l'altro, che è una fatica, cioè togliamoci dalle scatole gli altri miti, quelli United Colors, multiculti, che sono altrettanto pericolosi, no? E spesso servono solo a vendere qualcosa. E, tolto di mezzo questo, siamo consapevoli che è faticoso confrontarsi con l'altro, confrontarsi con le differenze, capire qual è la tua posizione nel mondo quando incontri un'altra persona, capire altre lingue, altri consumi, tutto difficile, ok? Però è una delle fatiche da fare in questo momento della storia dell'umanità, perché altrimenti hai perso una delle più grandi sfide che la storia dell'umanità ha di fronte, oltre ad aver perso anche una sfida con la tua dignità. Allora, fare questa fatica è una cosa complicata. Esistono delle minoranze che fanno queste fatiche, sono minoranze importanti, cioè vuol dire concretamente gente che la mattina dopo, o al pomeriggio, dopo aver lavorato, dopo aver studiato, dedica 2, 3, 4 ore a dei progetti di accoglienza, di dialogo, di incontro, di confronto, di proiezioni, letture, eccetera. È tempo che potresti dedicare a cercare di fare più soldi, perché lo fai? Questo ti direbbero, no? Allora, quelle minoranze sono quelle che costruiscono gli anticorpi di una società la cui direzione sarebbe catastrofica se seguissimo la pancia della maggioranza. E sono 15 anni che stiamo salvando il Veneto da quella direzione. E non possiamo che continuare a farlo. Ok. Speranza. Grazie.